Ciao da Gianluigi, grande amico e fratello d'arme di Marco. Questo video è dedicato alla sola famiglia, lo registro solo per voi, poi ne farò uno per i nostri commilitoni. Ma qui, così, alla buona, alla romana, come diceva lui, voglio dirti e dire alla famiglia che era quello che è stato per me Marco e quello che forse in certi aspetti neanche l'avete visto, perché ovviamente poi c'è un Marco in famiglia, c'è un Marco al lavoro, c'è un Marco con le relazioni con le persone, insomma tanti aspetti del carattere di una persona. Beh, io che comincerei dalla dolce moglie. Carissima, io ho avuto questa fortuna di condividere l'amicizia con tuo marito e ne ho veramente gioito tantissimo, ne ho ricevuto molto. Tutto quello che so in questi ultimi anni attraverso la fondazione della radio mi ha insegnato a scrivere i titoli, mi ha insegnato alle relazioni con le persone, la trasparenza, ha creato il mio personaggio, no? Quando ci confrontavamo, viaggio e vedo, sai, quello carino con le bretelle, no? Poi durante il raduno della Roma per il Giubileo c'è una bellissima foto di lui con la navata di San Pietro, siamo tagliati da ridere, dico certo, qui due siamo due diavoli, c'è l'acqua santa in mezzo, che vuoi dire? Insomma, come si dice, poi mi e te lo sappiamo, voglio dire, una volta sono andato con mia moglie e mi ha dato l'appartamento della madre, l'altra volta sono venuto solo per lavoro e mi ha ceduto il suo letto. Se uno vuole dare un senso all'amicizia meglio di quello, no? Non ce n'è. Tutte le volte che sono passato, che mi sono seduto alla scrivania di Marco, lì a casa tua, era casa mia, né più né meno, non mi sono mai sentito fuori posto a casa tua. E questo lo devo a lui, lo devo a te, che comunque hai accettato gli amici di tuo marito in una maniera impeccabile, nessuno di noi veramente ti sente molto vicino. Vorremmo veramente, anch'io te lo dico, ma anche a nome degli altri, vorremmo veramente che tu ti sentissi a casa con noi, che sei parte di noi, perché Marco era per noi un pezzo importante. E ti dico, una mattina molto presto, io stavo andando in Alitalia, erano circa le 5:30, gli scrissi poco fa, Marco, dico, ti voglio ringraziare, sai, perché avevo appena ricevuto un corso universitario che aveva gratuito dove mi insegnava a fare i titoli. E praticamente gli scrissi appunto grazie, no? Per quello che hai fatto. E lui di tutto risponde poco dopo, intorno alle 7, così si vede che si era appena svegliato. Beh, a farla breve, lui che stava in quella condizione, come diceva sempre, in piedi della fossa, mi disse, era lui che ringraziava me dicendo, io dalla vita sono stato fortunato perché ho avuto sempre più di quello che ho dato. Ho avuto una famiglia bellissima, una moglie fantastica, dei figli unici, e poi mi diceva che era contento perché grazie a me avevamo messo in piedi questo rapporto con il terzo pastrengo. Lui era riuscito a rivedere anche un suo amico a Roma ed era molto contento per questo, per queste cose qua. Lui ringraziava me, cioè nella situazione in cui era, nonostante tutto, aveva il buon gusto di riconoscere, no, se qualcuno faceva qualcosa per lui. Dunque questa è una cosa che io non scorderò mai. Tra me, quando entrò nel gruppo voleva sapere perché ci chiamavamo fratelli. Beh, uno che si arriva anche a scambiare il letto di casa, voglio dire, più fratello di così non credo che ci sia. Ora, i due ragazzi, io ho conosciuto soltanto di sfuggita il maschio. Ti posso dire una cosa, molti aspetti di un papà non si conoscono, questo è vero, anche mio figlio. Io faccio il controllo di processi di voli dall'Italia, sai, parli con mio figlio, sono l'ultimo cretino, poche parole. Io lo dico molto semplice. Poi è capitato che durante un volo per Miami, dove noi avevamo, sai, noi abbiamo i biglietti, no? Di quelli scontati. Però non hai diritto a prenotazione. Dunque lui a Miami non aveva diritto a salire perché il volo si era riempito. Il comandante ha letto la lista dei passeggeri stand by staff, lo ha chiamato e gli ha detto che tuo padre è Gianluigi, vieni a bordo. E lì, no, davanti a 250 persone che erano salite, a 25 persone di staff che erano in lista d'attesa, essere chiamato, senti un po', tuo padre è questo, vieni a bordo. E lui tornò appunto da Miami
in cabina, diciamo, bravo, penso, sullo strapuntino, col comandante, proprio perché il papà lo conosceva. Dunque ci sono tanti aspetti di una cosa che uno non conosce. Una volta mi raccontava che facevi il volo del deltaplano e lui diceva sempre: guarda quel coglione del figlio, no? Però diceva con una punta di orgoglio, non era una critica, cioè lui comunque fa questo, no? Ah, e poi, come sai, era innamorato della Baby e questo amore l'ha trasmesso a molti di noi, per noi la Baby, tua figlia, è veramente un punto di riferimento con Marco, era qualcosa di eccezionale. Io dicevo sempre anche a mia moglie: guarda la Baby, ormai era diventata la Baby, capito? È eccezionale, io credo che sì, è come se ti voleva bene, cavolo. Ne parlava molto, diciamo, con molta fierezza, nonostante tutto, sai, anche nel suo senso critico, ma ne parlava con fierezza. E per quello che riguarda la figlia, io purtroppo non l'ho conosciuta, non ti ho conosciuta, ti l'ho detto tu, visto che insomma, magari figlia di Marco per me ormai sei nella famiglia. Lui aveva soltanto questa cosa, diceva sempre: me la deve sposare quella mia bambina, quel francesino. Mi faceva tagliare da ridere perché era cosciente che stavi bene, era cosciente che avevi sposato lui, hai preso un bravo uomo, però lui ha detto che gli adoro gli sposi e mi deve sposare quella bambina. Poi non so mai cosa è successo, ma sta cosa lui glielo diceva così tanto che non ti aveva sposato, non puoi capire, che risale. Però era cosciente del valore tuo, il valore di tuo marito, della famiglia che avevate composto, mi raccontava su come avete preso il mutuo, come avevate cambiato casa. Comunque, come vedi, tante cose, no, ne parlavo. E ecco perché vi dico, siatene veramente orgogliosi, non c'è bisogno che ve lo dico, ma siatene veramente orgogliosi. Marco veramente era qualcuno di importante per me, poi non posso dire nulla. La fortuna di quelle persone che uno deve avere il culo di trovarle nella vita. Io vengo da un quartiere molto particolare di Roma, uno di quei quartieri assai difficili, paragonabili forse alle Vallette di Torino o qualcosa di più. E uscire già da là già è stato impegnativo. Poi trovare sulla tua strada persone come Marco, come Enrico, un carissimo amico a suo tempo che aveva una libreria e mi ha aiutato, mi ha fatto cominciare a leggere. Bene, io ragazzi, che vi posso dire? Io vi sento parte della mia famiglia, della mia esistenza. Se avete piacere, anche voi, io sono qua, veramente molto con tanto cuore. Questo video, lo ripeto, è solo per voi e vi chiedo una gentilezza, anche una penna che sia appartenuta a Marco, per favore, permettetemi di averla come ricordo. Scusate, ma è dura, eh? In questo momento sono le 9:30, voi fra un'ora lo salutate, io l'unica cosa che ho potuto fare è chiedere alla Nadia senti, recitare la preghiera dell'artigliere. Ragazzi, un abbraccio, un bacio a tutti voi, alle vostre, in particolar modo alla Baby, che è quella che abbiamo visto di più. Carissima moglie di Marco, io auguro di venire presto su con Piera e ti veniamo a trovare, cercheremo di organizzare qualcosa in modo di farti sentire quanto volevamo noi bene a Marco. Un abbraccio di tutto cuore, spero che questo messaggio serva ad alleviare un po' il dolore. Ciao da tutti e tre, infatti a tu, mai. Aspetta, tre voi e tre nipoti, ai generi, e a me quattro figli, cioè, siete veramente una bella famiglia, una bella carovana. Un abbraccio a tutti di tutto cuore qui da Roma. Ciao.